Innanzitutto buongiorno a tutti, appunto sono Mazzoletti Gabriella, consigliera comunale di Trento, ringrazio gli organizzatori dell'evento e del manifesto che lo accompagna. Beh, se qualcuno però magari mi dice quanto tempo ho a disposizione, benissimo, allora vado, ho preparato durante il viaggio perché io vengo da Trento, 600 chilometri. Questo intervento al fine di centrare quello che è il tema della giornata, la bigenitorialità, ma al fine anche di portare, di dire delle cose che abbiano senso. Allora, dicevo, ringrazio gli organizzatori dell'evento e del manifesto che lo accompagna, dal titolo La bigenitorialità salva le famiglie, perché mai come oggi, causa la grande crisi di valori e la gravissima situazione economico-congiunturale, la famiglia in senso tradizionale, ma anche la famiglia allargata, la famiglia dei single, è in crisi. Concordo pertanto sulla necessità di mettere al centro di ogni dibattito pubblico, privato, nonché di ogni comune sentire politico, quella che deve essere la prima cellula fondante della società civile. Appunto, dicevo che vorrei prima, però io dovrei mettere e appoggiare la borsa, sapevo che non c'era un leggio e perciò... Vorrei, dicevo, prima di affrontare il tema per cui noi oggi qui siamo tutti a concorrere, a partecipare, sia come persone singole che come gruppi costituitesi per genere o come singoli, a quello che coscientemente siamo impegnati in campo a dire. Ringraziare tutti gli organismi organizzatori della giornata, perciò è doveroso, penso Pronto Soccorso Famiglia, nella sua presidente, la persona Antonella Giaflatti, che conosco personalmente, ma anche il signor Fabio Nestola, che so essere molto attivista sulla questione. Ma per evitare di tralasciare qualcuno e magari favorire uno piuttosto che un altro, direi di porgere quelli che sono i ringraziamenti a tutti, anche i genitori singoli che sono venuti. Dunque, dicevo che forse è opportuno ringraziare le persone che di buon cuore, di buona volontà e con uno spiccato senso di giustizia sociale, perché di questo si parla, che una volta conosciuto questo, scusatemi, io lo chiamo tumore, hanno cominciato a creare gli anticorpi per combatterlo, debellarlo e vincerlo. Il cancro, perché di tale tarlo si tratta, non dobbiamo usare un altro termine, per definire questa mala giustizia minorile, che è assolutamente capace, vediamo, di assolvere delicati compiti che gli sono propri, sta dilaniando e polverizzando, è per questo che dobbiamo prendere tutti quanti coscienza di questo, vite umane, risorse economiche e affetti, un numero cioè sempre più esponenziale di persone e di famiglie italiane. L'esperienza, dicevo, che porto da Trento dietro a un baccano fenomenale, che porgo da Trento, appunto, dove da 5 anni a questa parte sono consigliere in minoranza, è di un comune assolutamente ostracista e autoreferenziale, refrattario a qualsiasi tentativo di richiesta di ridimensionamento del potere che detengono in modo assoluto ed esclusivo i servizi sociali territoriali. I servizi sociali io li definisco oggi il quarto potere dello Stato. Hanno il potere incontrastato dalle istituzioni locali di irrorare il massimo della pena, cioè toglierti il figlio o decidere i tempi di visita, le modalità di visita, la durata dei percorsi guidati per un recupero della capacità genitoriale, laddove questo termine è assolutamente inventato, di insomma rendere un uomo o una donna, prima della normativa, degli zombie. Chi si presta a questo abominevole gioco, al massacro altrui, se non dovrà rispondere alla giustizia umana, dovrà certamente rispondere alla propria coscienza, ammesso che ne abbia una, e non è un caso che si faccia riferimento a crimini contro l'umanità, e non importa se qualcuno si indigna o arriccia il naso o farà esaicamente che si strappa le veste, perché di fatto chi arreca sofferenza ai bambini commette un crimine.
Il peggiore dunque per un qualsiasi uomo che subisce un torto disumano, si può se dunque per l'uomo si può parlare di crimine, a maggior ragione se i delitti mettono vittime tra la fascia più vulnerabile dell'umanità, i bambini. Sto gridando. Le sofferenze di cui parlo non risparmiano numerosi bambini e naturalmente per riflesso le loro famiglie e la rete amicale che gira intorno a loro. Anche nella nostra civile provincia autonoma, il Trentino, si detiene un triste primato nazionale in quanto a sottrazione di minori è secondo il Trentino come regione dopo solo la Liguria. L'esigenza dunque di vedere chiaro dietro questi numeri, che dietro questi numeri non prolificasse una vera e propria industria del sociale, è stata obbligatoria. La provincia autonoma di Trento, vi do un dato, visto che ci sono anche nel volantino, ha sostenuto spese a questo titolo pari a oltre 10 milioni e mezzo di euro e il comune di Trento, da dati da me richiesti, per i servizi residenziali in strutture a favore dei minori dal 2009 al 2011 ha speso 3 milioni 400 mila euro. Certamente credo che una maggiore attenzione alle politiche rivolte direttamente alla promozione della famiglia permetterebbe di ridurre gli interventi di tutela a tutto vantaggio della famiglia e della spesa pubblica. Allora è chiaro che lo scopo primario di questi centri di potere è quello di garantire e di salvaguardare dei posti di lavoro, di intere unità multiprofessionali che operano nel sistema assistenti sociali, educatori, eccetera, giudici, psicologi, CTU, CTP, e di garantire agli istituti dedicati all'accoglienza dei minori i bambini necessari per mantenere i coefficienti stabiliti dalla legge. Ogni bambino rappresenta, forse tanti di voi lo sanno, un giro di affari dai 200 ai 400 euro al giorno. Così ho voluto impegnare ancora 2 anni fa il comune di Trento, perché volevo fosse capofila con un ordine del giorno a chiedere una riforma dei servizi sociali. Chiaramente questa riforma non è passata, però so che il comune di Imola e il comune di Roma invece hanno accolto favorevolmente lo stesso documento. Scusate, ma siamo qui un po' così. Nel documento riportavo il diritto al minore a essere educato nell'ambito della propria famiglia, legge 184, e il diritto di non essere separato dai propri genitori contro la sua volontà, articolo 9 della Convenzione di New York dell'89. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha statuito che il godimento della compagnia reciproca da parte dei genitori e dei figli costituisce un elemento fondamentale della vita familiare, come stabilito anche dall'articolo 8 della Convenzione del diritto, ma non viene contemplato, questo diritto viene contemplato a più livelli normativi, ma di fatto reso nullo nella realtà quotidiana. I procedimenti giudiziari avviati da un'indagine che come sempre parte dai servizi sociali e poi continua per anni e anni e anni in un iter lunghissimo. Recentemente si è concluso nel Consiglio Comunale di Trento il dibattito sulla proposta di delibera, anch'essa prima nel suo genere, che ho voluto redigere sul tema, ne ho qui una copia per chiunque di voi fosse interessato, nella quale sostanzialmente chiedevo che i minori che sono allontanati principalmente sulla base delle relazioni che gli assistenti sociali rilasciano al Tribunale dei Minori sulla base di perizie psichiatriche. Io mi devo far vedere, è meglio che mi faccio vedere così a Civita Vecchia, poi quello gli piglio un po'. Essere oggetto di revisione. Anche perché in tanti casi da noi sondati come politici ma anche come singoli pare che le situazioni non siano così gravi, così come contemplate dall'articolo del Codice Civile, che stabilisce appunto quali sono e quali devono essere gli allontanamenti dalla famiglia d'origine, abusi, maltrattamenti, tutte quelle forme insomma di privazione contemplate appunto dal codice. La proposta di delibera non è passata, ma chiaramente ha fatto per me in modo che si segnasse una reazione. Io con quel cellulare mi posso mettere in contatto. Tanto è che io sono stata oggetto di indagine da parte dei servizi sociali
attraverso una consulenza esterna costata al Comune di Trento 5.000 euro, questo per far capire che chiunque voglia piccare il naso per capire, per vigilare, per controllare quello che è l'operato appunto dei servizi sociali, perché tornino a riappropriarsi del loro ruolo, sia essere vicini alle famiglie, essere di aiuto e di sostegno alle famiglie in difficoltà, può incorrere in seri pericoli. Io sto percorrendo un terreno minato, non mi fermerò, come tutti voi. Brava! Come tutti voi sono qui oggi per attingere forza da voi, ma anche per dirvi che non abbandonerò, la lotta è lunga, è sicuramente ancora molto in salita la strada, ma sono convinta che se riusciamo tutti insieme a stare uniti, a collaborare, probabilmente qualcosa il sistema dovrà recepire da tutte le nostre battaglie. Grazie. Ringrazio tutti voi e auguro a tutti voi un buon lavoro. Grazie.